Grazie e buonasera. Faccio innanzitutto una premessa, nel senso che l'argomento che mi è stato assegnato è un argomento che in realtà è enorme e quindi ovviamente non ho alcuna pretesa di esaurirlo, è stato anche rappresentato, il territorio è tecnico ma non necessariamente è tutto conforme, quindi credo che sia opportuno fare un intervento nel quale inevitabilmente traccerò solo per sintesi alcuni dati di carattere informativo per fare poi alcune considerazioni anche sulla base di alcuni procedimenti passati che si sono svolti nella regione. Ovviamente altro limite, non potrò fare riferimento alle indagini in corso. Credo che il primo dato sia fondamentale, cioè l'importanza che condivido di incontri come questo, proprio perché ormai penso sia condiviso il fatto che non vi siano regioni immuni, i segnali sono puri, proprio in questi giorni, e tutti voi avete visto tra aprile e maggio le indagini sia della linea di Napoli che di Palermo che hanno avuto propaggio, che hanno interessato il territorio delle Marche, da una parte su Pesaro per quello che riguarda la propaggine interessata al ricettaggio del denaro di provenienza camorristica e nell'altro quello che concerne una società legata invece alla mafia siciliana. Credo che siano poi ovviamente, poi vedremo altri dati che vengono dalle segnalazioni di operazioni sospette, da altre indagini eccetera, però quello che importa, che mi preme, è rilevare come la criminalità organizzata all'interno si colloca ovviamente la criminalità mafiosa, non ha confini nazionali e quindi a maggior ragione è assurdo pensare che abbia confini regionali. E chiaramente ci sono regioni per affrontare all'inserimento della criminalità che quindi hanno per ragioni culturali altre delle diversità di risposte, però vediamo che il fenomeno si sta progressivamente estendendo, dalle indicazioni abbiamo sicuramente la Lombardia, il Lazio, il Veneto, la Toscana, ma anche sicuramente l'Emilia e vengono indicate la Liguria e il Piemonte già come situazioni di insediamento. Per quello che riguarda l'Emilia, in alcune situazioni, sia per la presenza della 'ndrangheta che della 'ndrangheta casalese e modenese, posso darne conto per quella che è stata la mia attività pregressa. La situazione delle Marche è sicuramente una situazione migliore, ma questo rende, mi pare, ancora più indispensabile l'attenzione su questo argomento, proprio perché l'intervento, sia sotto il profilo sociale, che economico che giuridico, di fronte a una situazione sempre più consolidata, incontra degli ostacoli enormi. Le indagini di riciclaggio sono già estremamente complesse nelle fasi iniziali, quando una società inizia a unire l'attività lecita e l'attività illecita, la ricostruzione e le indagini diventano di estrema complessità e quindi è questo il momento in cui assicurare la massima vigilanza, una vigilanza che non può essere demandata soltanto alle forze dell'ordine e alla magistratura, perché ciò che importa è l'emersione di quello che è sommerso e io credo in particolare in questo momento, perché le osservazioni che sono state fatte prima sono fondamentali, in questo momento chi dispone della liquidità è la criminalità organizzata e da questo non se ne esce e quindi questo è il punto centrale, anche perché credo che sia interessante, dopo lo richiamerò proprio perché mi sembra molto importante, quello che è emerso in particolare da alcune indagini e richiamo specificamente l'indagine che ha visto congiunta la DDA di Milano e la DDA di Reggio Calabria sotto il profilo della 'ndrangheta, perché si è elaborato da parte della Corte di Cassazione il concetto della borghesia mafiosa, e cioè praticamente questi soggetti che sono soggetti della società civile presidente, che fino a qualche tempo fa venivano indicati eventualmente come concorrenti esterni dell'associazione, stiamo parlando di professionisti e quindi abbiamo imprenditori, abbiamo notai, avvocati, commercialisti, politici, ci sono stati anche magistrati, non se ne esce che la categoria si estende, cioè quello che mi prende di rilevare, lo vedremo, una facciata pulita che quindi nel momento in cui si presenta in altre regioni tende anche o facilita a superare quella magari resistenza che si può avere di fronte a colui che nell'immaginario, nell'archetipo ormai totalmente superato, viene visto ancora come il mafioso. Se noi vediamo l'ultima vicenda, che è quella pesarese, il dato si ritrova, almeno leggendo chiaramente non c'è riferimento solo ai giornali, si ritrova in maniera molto chiara se si vede che erano le persone che erano proposte alla comunità di riciclaggio, ma ovviamente in questa fase dell'indagine. E quindi questo direi che è importante anche perché credo non vada sottovalutato l'altro aspetto che almeno per chi fa il mio mestiere si nota, cioè che si abbassa progressivamente la soglia di
corruzione, dell'illegalità. E quindi tutta una serie di attività che vanno dall'evasione fiscale, falso bilancio, tutte truffe e cose del genere, vengono percepite sempre come meno gravi, e si tratta di tutte attività che possono essere funzionali al riciclaggio. Qui si potranno vedere casi concreti in cui sistemi di riciclaggio sono stati possibili, ovviamente, tramite tutta una serie di operatori che sicuramente non pensavano, non si sono posti un problema, non hanno voluto vedere e percepivano quel singolo reato magari come di scarso rilievo. E penso che questo sia purtroppo un dato con cui misurarsi, e poi vedremo che questo ha portato a una serie di figure che sono le figure dell'imprenditore tra vittima della criminalità organizzata e tra colluso, e qua si aprono tutta una serie di cassazioni sul problema a volte di riuscire a differenziare le due figure. Preme fare solo alcune iniziali considerazioni, e cioè abbiamo detto che non ci sono regioni immuni, perché la stessa criminalità si atteggia diversamente a seconda delle resistenze che incontra, e quindi ciò che non si vede, perché magari in quella situazione si ritiene che sia più opportuno una modalità di insegnamento diversa. Facciamo degli esempi banali, cioè all'origine, ho messo in Emilia le estorsioni, stiamo parlando di molti, molti anni addietro, le estorsioni dell'andrangheta erano rivolte agli imprenditori più presi, e quindi si evitava di esporsi con gli imprenditori reggiani che avevano altre impostazioni. E questo perché ovviamente la forza di intimidazione era ben più grave nei confronti dei putresi che avevano i familiari in Calabria e che conoscevano bene le dinamiche mafiose. È chiaro che però la società imprenditoriale che si avvaleva delle estorsioni progressivamente cresceva, diventava sempre più forte, alterava l'economia regionale per tutti i sistemi che sappiamo, quindi i costi, possibilità di corrotele, possibilità di alterare e intimidire di tale campato e così via. E i settori su cui dalle indagini si vede che si proiettano come attività imprenditoriali di varie organizzazioni mafiose sono ormai anche questi conosciuti, io li accenno, chiedo scusa veramente della sintesi, e che vanno in particolare per la tramita dai cantieri, cioè le società edili, il movimento terra e in alcuni casi anche tutto il settore ceramico. Abbiamo le imprese funzionali, ad esempio per quello che riguardano delle attività primarie, che è il traffico della droga, cioè sono le società funzionali a garantire traffici coperti di stupefacenti, le società ittiche, le società di confetti, tutte le società che possono permettere una determinata movimentazione o appuntamento. Abbiamo, e questo lo indicano varie segnalazioni di operazioni sospette, il settore dei rifiuti e dell'energia alternativa. Credo che prima di affrontare ancora alcune questioni proprio per flash, prima proprio anche parlando delle regioni marche, mi è sembrata interessante una frase che ho sentito in un intervento di Draghi, e nel rimarcare ovviamente l'enorme danno per la concorrenza e l'economia che la criminalità organizzata costituiva, era fatta una considerazione che adesso riporto, e cioè si diceva che anche nelle regioni in cui l'insediamento mafioso non è ancora consolidato, si registra però questo dato, e cioè che vi sono la criminalità locale appare coinvolta in reati tipicamente riconducibili al crimine organizzato di stampo mafioso, quali in particolare l'usura e l'estorsione. Così qui si crea sostanzialmente, parole testuali, una preoccupante saldatura con la criminalità mafiosa. Ecco, questo dato è un altro dato che impone, a mio parere, un'ulteriore particolare vigilanza, perché è vero che la criminalità locale, in questo anno delle Marche, tende a ricorrere a questo tipo di modalità, in particolare vediamo anche il discorso dell'usura, e questo accentua il rischio perché una criminalità locale forte diventa un interlocutore per la criminalità mafiosa che si vuole insinuare, e a propria volta la criminalità locale può trovare nella forza di intimidazione del gruppo di appoggio ovviamente un aiuto. Quindi credo che questo dato sia interessante, non vado mai distinti i fenomeni come se laddove non vi è l'evidenza di un forte consolidamento mafioso i problemi non esistono, perché anche questo appuntamento, modalità della criminalità locale è da porsi in correlazione. Mi sembra poi che non vada, e ci torneremo dopo proprio in relazione alla regione Marche, non vada mai sottovalutato l'altro aspetto che è quella della criminalità straniera, nel senso che se l'estero è terreno di esportazione delle mafie nostrane, l'Italia è terreno di importazione e di esportazione delle mafie estere. Credo ci sono state sentenze anche ad Ancona per quello che riguarda propaggini di indagini sulla mafia cinese e la mafia russa, ma penso che sia sufficiente
particolare il settore del traffico di droga, che è totalmente internazionale, il settore della tratta, e direi che su questo per ricordare che siamo proprio una frontiera, considerando anche la rilevanza del porto di Ancona, perché la tratta, dalla tratta collegata alla prostituzione, si sta spostando sempre di più a una tratta collegata allo sfruttamento del lavoro, e quindi a una riduzione sia di più che dalla figura femminile si sposta, pensiamo soltanto alle situazioni che si sono create a Rosarno, a delle situazioni di lavoro equiparabili alla schiavitù, e quindi questo è un altro dato che si sta delineando con una figura che prima era modellata solo sullo sfruttamento del meretricio, nell'ipotesi di tratta di persone schiavitù. Ora mi è stato detto, e passo così brevemente, a di fare, dopo questa prima premessa, un quadro normativo e giurisprudenziale. Ovviamente, chiedo scusa, la sintesi sarà estrema perché ogni argomento potrebbe comportare un seminario. Mi preme fare alcune considerazioni che ci permettono poi di affrontare l'argomento successivo. La scelta del legislatore, progressivamente arricchita, è stata quella di agire su tre piani e che riguardano, e noi adesso parliamo della criminalità mafiosa, ma che poi si estendono alla criminalità organizzata, nel senso lato, della quale ovviamente la criminalità mafiosa è ampia e importante componente, e sono scelte di carattere normativo, e cioè innanzitutto nella creazione della fattispecie di reato, scelte di carattere processuale e scelte di carattere patrimoniale che riguardano la possibilità di aggredire il patrimonio sia all'interno del processo con delle figure particolari di sequestro, sia senza avere il processo ma collegato alle misure di prevenzione, cioè non vi è l'accertamento della responsabilità della commissione di un reato, ma basta l'indizio della commissione di un reato. Per quello che riguarda l'associazione mafiosa, si tratta dell'indizio ovviamente della partecipazione all'associazione, e questa situazione consente sia la prevenzione di misure di patrimoniale, di misure di prevenzione personale, pensiamo ovviamente in particolare alla sorveglianza speciale, ma quello che ci interessa è in particolare le misure patrimoniali. Qual è stata la scelta del legislatore sulla quale voglio fare solo alcuni accenni? Individuare innanzitutto una figura tipica che è l'associazione mafiosa, sulla quale ritornerò successivamente solo per soffermarmi su come viene vista la capacità di intimidazione dell'associazione mafiosa nei territori non propri, cioè non nelle regioni ad alta densità mafiosa. Ma mi preme dire che quindi viene costruita una figura che presenta dei caratteri di specialità rispetto all'associazione e che nasce sul profilo, sull'archetipo, come dicevo, della mafia siciliana, e progressivamente viene aggiornato ovviamente alle altre figure fino anche all'introduzione del cervello orientamento giurisprudenziale della mafia straniera. Abbiamo la creazione di figure di aggravante particolari sulle quali torniamo, ma delle scelte processuali che nascono sia dall'ufficio della direzione distrettuale, sia dalla previsione di conseguenze sanzionatorie processuali nei termini delle intercettazioni. Vado veramente per sintesi perché si tratta di argomenti enormi. Mi preme sottolineare il dato invece patrimoniale, perché c'è un punto centrale nella scelta del legislatore, e cioè di avere separato il rapporto che vi era prima di pertinenza tra il bene e il reato. E questo direi che è il dato principale che ormai caratterizza non solo questo tipo di illeciti, ma anche altri reati. Cioè la scelta del legislatore è stata quella di consentire nel processo, ad esempio, per l'associazione mafiosa, di aggredire il patrimonio, quindi di sequestrare i beni, prescindendo dal fatto che si potesse dimostrare che era un momento del reato, e addirittura prescindendo dal dato temporale, dalla riconducibilità proprio all'attività illecita. Questo è un elemento di estrema importanza, perché è proprio la consapevolezza del legislatore che è soltanto aggredendo il patrimonio che si riesce a combattere quello che è il fenomeno della criminalità mafiosa, ed in particolare la sua conseguenza per l'investimento del denaro nelle varie forme di riciclaggio. Ora, quello che è importante in questo elemento è anche l'altro dato, cioè che la scelta del legislatore è stata proprio quella di valutare la titolarità del bene, e cioè di aggredire il bene, prescindendo dalla titolarità giuridica, nel senso che richiesta la disponibilità del bene, la titolarità di fatto, nel senso che è sufficiente che la persona disponga del bene con qualsiasi possibilità di prova per quello che riguarda l'accusa. Facciamo degli esempi banali. È normale, assolutamente normale, che non ci sia società
che nel campo dell'attività mafiosa sia in realtà consorci che siano dei prestanomi con degli amministratori che sono dei prestanomi. Le indagini che possono dimostrare come l'effettivo domino sul socio amministratore sia in realtà la persona appartenente all'associazione mafiosa possono essere le più varie, possono essere le intercettazioni da cui si ricava ad esempio che i proventi dell'attività del supermercato che i proventi di altre attività vengono erogati al soggetto, oppure il fatto che gli dia disposizioni o che usufruisca della casa che è intestata ad altri. E quindi quello che rileva è che proprio la scelta del legislatore è stata di iniziare a creare una sfera che era dell'autonomia privata di tipo contrattuale. Tutte situazioni come sono legittime nel profilo civile, dalla simulazione al negozio fiduciario, vengono sostanzialmente abbandonate, nel senso che sono situazioni che non sono tutelate, perché la scelta del legislatore progressiva è quella di volere che l'apparenza giuridica, cioè l'apparenza della titolarità del bene, coincida con l'effettiva titolarità. Questo è un dato di estrema importanza perché lo sviluppo normativo che vede tutte queste varie fattispecie, tanto che si arriva nella materia di misure di prevenzione ad avere delle vere e proprie presunzioni, nel senso che si dice che se vi è stato un trasferimento a favore dei parenti, la moglie e anche il convivente o gli altri parenti fino al sesto grado di affini individuato avvenuto a titolo oneroso 2 anni prima della proposta della misura di prevenzione, si presume che sia fittizio. Se ad un qualsiasi trasferimento di bene fatto regolarmente davanti al notaio, formalmente ineccepibile, è stato fatto gratuitamente, non importa se sia stato fatto nei confronti di terzi, si presume che sia fittizio. Chiaramente è una presunzione equistante, nel senso che si sposta l'onere probatorio, però quello che è importante, che è il dato, sempre di più, che cosa mira il legislatore? Mira sostanzialmente a ragionare in questo modo, e così lo possiamo semplificare. Ci sono delle tipologie di reato rispetto alle quali io inverto l'onere della prova perché ritengo che quel reato già di per sé sia sintomatico del fatto che non sia un'attività occasionale, ma deponga per una capacità di reddito illecito in relazione alla quale io ritengo che una serie di beni che tu hai siano di provenienza illecita. Qual è l'elemento che mi permette di fare questo passaggio? La sproporzione del valore tra i beni e il tuo reddito, cioè il reddito che hai dichiarato o l'attività che hai svolto, nei soli casi in cui siano quelle attività che hanno delle possibilità di redditi forfettari, un'attività agraria in cui ci può essere una discrasia, senza nessuna rilevanza ovviamente, se non in alcuni termini su cui non entriamo, dell'evasione fiscale, perché sarebbe chiaramente contraddittorio che la persona, per dimostrare che in realtà ha acquisito il bene lecitamente, cioè non da reato diciamo di mafia, e deve dimostrare che ha evaso le imposte, arriveremo all'assurdo di venire a premiare un'attività illecita e quindi questo non è consentito. Il dato è quello del reddito dichiarato. Ora, questo elemento, pertanto, la sproporzione di valore, che cos'è? Viene ritenuto sintomatico e l'accusa in questi casi può semplicemente provare questo dato, oltre alla titolarità del bene. Titolarità, ripeto, che non è necessariamente una titolarità giuridica, che sono situazioni, come ho detto, in cui addirittura si dà rilevanza al rapporto di mero soggezione che può avere il titolare apparente del bene. Un caso tipico sono le intestazioni indipendenti. Se noi vediamo in vari casi di supermercati, perché non so se ho detto prima, ma uno dei settori di maggiore investimento per il riciclaggio è quello nelle catene della grande distribuzione del gioco d'azzardo, perché permettono immediato cambiamento di soldi, quindi supermercati, sale bingo, adesso in realtà più che le sale bingo ci sono sempre di più il settore dei giochi d'azzardo, dei videogiochi e così via. Allora noi vediamo che in questi casi spesso andando a cercare, non sono più le mogli, non sono più le figlie, non sono più gli zii, però era un precedente dipendente, un finto artigiano, quindi si riscontrano dei rapporti che sono in realtà di sudditanza non giuridica ma di tipo economico, e anche tutte queste situazioni che ne danno rilievo. Io, come dico, sto andando veramente, perché il tempo è poco, sto andando per flash, perché su ogni cosa che vi dico si aprono in realtà ovviamente considerazioni di diritto e sentenze della Cassazione. Voglio fare qua un'altra considerazione, cioè questo tipo di struttura che quindi si muove in questo modo che abbiamo detto, previsione normativa in modo da poter punire più, in maniera più grave determinate
determinate condotte, costruzione di fattispecie che sono indicate a condotta libera, perché l'associazione mafiosa può assumere tutte le possibili forme, come vedremo, di condotta, aggravanti, regime processuale che tende a far sì che ci siano termini diversi, aggravanti e anche valorizzazione del pietitismo, quindi non entriamo anche su questo fronte, poi soprattutto le misure patrimoniali nei due diversi settori, dentro il processo e fuori dal processo. Queste misure, come ho detto, sono state estese anche ad altre situazioni, che sono delle associazioni che vengono ritenute già di per sé sintomatiche di criminalità organizzata. Facciamo degli esempi che così ci regoliamo subito, che sono l'associazione per il traffico di droga, che sono l'associazione che commette delitti di tratta, che era l'esempio che dicevamo prima. Abbiamo associazioni che riguardano l'immigrazione clandestina e le associazioni per la contraffazione dei marchi. Cosa fa il legislatore? Perché ha scelto queste tipologie di associazioni? Perché per me tutte hanno alcune caratteristiche in comune. Intanto diciamo che è normale che ognuna di queste associazioni sia inserita in un'associazione mafiosa, ovviamente, ma ciò che si valorizza è che vi possono essere queste associazioni, prescindendo dal fatto che vi sia un'associazione mafiosa. Che cosa le caratterizza normalmente? Le caratterizza il dato della transnazionalità, che già di per sé comporta un aggravante e comporta anche la possibilità di una serie di sequestri cosiddetti per equivalenti, in cui sempre si spezza il rapporto tra il bene ed il reato, cioè la dimostrazione che quel bene sia prodotto profitto prezzo del reato. Il carattere è sempre interregionale e quindi necessariamente la forza che l'associazione rappresenta. Non c'è ormai indagine di droga modesta che non comporti necessariamente erogatorie o il coinvolgimento di stati esteri. Se, e su questo voglio proprio dare delle indicazioni, perché credo che possano essere significativi, in modo che ci rendiamo conto dei numeri, su questo tipo di reati che sono sempre l'ultima indagine e che sono espressioni di criminalità organizzata. Solo a titolo indicativo, mi ricordiamo per quello che riguarda, come ho detto, l'associazione dedita al contrabbando, che nel 2011, esempio, al porto di Ancona sono stati sequestrati 80.000 kg di tabacco e di tabacco all'estero, poi con 15 arrestati. Nel 2012 75.000, quasi 76.000 kg, sto parlando solo dei sequestri della finanza, e nel 2013 ad oggi siamo circa su 10.000 kg, perché nel 2013 si riscontra maggiormente, come vedremo, i sequestri di stupefacente. Ora, questo dato è enormemente significativo, anche perché occorre pensare che ciò che viene controllato è in realtà, nonostante lo sforzo delle forze dell'ordine, è una parte rispetto a quello che entra, e che questo significa non che tutto ciò che entra è destinato ovviamente alle mafie. Le mafie spesso sono la regione in parte di ricezione, ma in parte in ampia parte di transito, ma significa che le organizzazioni hanno scelto il porto di Ancona e operano sul porto di Ancona, così come su altri porti, perché chiaramente attività reiterate altri comuni che si riscontrano in alcuni episodi sono significativi di questo aspetto. E ancora abbiamo l'altro dato, che siamo in stato quello che riguarda gli stupefacenti, solo per dire un attimo che trovo il dato, abbiamo avuto sequestri di droga nel solo anno 2013, 5 mesi, abbiamo avuto una serie di arresti di marijuana e di interventi con arresti per 1.200 kg di marijuana, che sono nella realtà i marchigiani, sono comunque arresti rilevanti, e 70 kg di cocaina, di eroina, in 5 mesi, con arresti di tutte le varie persone di etnie diverse. Ciò che caratterizza questo tipo di interventi, lo vedremo anche con l'immigrazione clandestina, è che il viaggiatore, cioè l'anello finale, è un anello che viene scelto sempre tra coloro che non conoscono normalmente i gangli maggiori dell'associazione, e quindi abbiamo etnie di tipo totalmente diversificato. Abbiamo gli italiani, abbiamo gli slavi, abbiamo i turchi, gli afghani, e quindi così si cambia. Si faccio presente ancora, ad esempio, fino all'ottobre del 2012, dal censimento sui sequestri e gli interventi con arresti per il trasporto di clandestini, vi erano stati 45 arresti con casi di trasporto di clandestini, le 17, 14 o altro. Quindi mi
sono soffermata su questi dati perché sono particolarmente significativi. Se voi pensate che in realtà su ognuno di questi interventi, laddove si potesse, sarebbe necessario compiere degli accertamenti per verificare sempre tutti i possibili collegamenti, quindi immaginiamo l'attività e lo sforzo, ma direi che questo era già un dato. Si aggiungono altri elementi, nel senso che ci sono state indagini per quello che riguarda l'immigrazione clandestina, che hanno visto il coinvolgimento anche in questo caso di soggetti, qua guardiamo proprio la città di Ancona, soggetti che erano soggetti normalmente coinvolti nel circuito criminale, appartenenti diciamo, ad agenzie che regolavano le assunzioni, a commercialisti, e tutto ciò in una costruzione di un'associazione con carattere stabile che garantiva l'immigrazione di decine e decine di soggetti da Bangladesh. Abbiamo avuto, e anche in questo caso interessante, un'associazione nella contraffazione di marchi, e le imprese che erano coinvolte erano imprese coinvolte, marchi in questo caso di calzature, erano 4 imprese in Moldavia, 3 in Marocco. La destinazione delle scarpe era non solo nella zona delle Marche, ma nella zona della Campania. Allora è ovvio che astrattamente solo il fatto che vada in Campania non significa che necessariamente ciò comporti criminalità mafiosa, ma è evidente che quando l'attività illecita si svolge in parte in Campania o è in ogni caso destinataria della Campania, il controllo capillare del territorio che la criminalità mafiosa garantisce nelle regioni di provenienza fa quantomeno stare il sospetto che quell'attività illecita, se non altro, è consentita e conosciuta, e quindi anche questo è un dato che va rimarcato. Quindi anche sotto questo aspetto si riscontra l'altro dato, come, e rappresento, poi dopo passo brevemente ad altre considerazioni perché credo di andare di concludere il tempo. Abbiamo altri aspetti che ci interessano, e cioè noi riscontriamo una unione nelle etnie per quello che riguarda il traffico di stupefacenti. Il traffico di stupefacenti vede ormai differentemente la sovrapposizione della stessa associazione di italiani, di albanesi, di magrebini, in una sorta di comune intenti che caratterizza lo spaccio della droga, sul quale ritornerò poi per un'indicazione particolare. Ora vado brevemente a esaminare quello che dicevi invece sull'articolo 416 bis. Le contestazioni, i processi dell'articolo 416 bis sono sicuramente inferiori, e questo perché è non solo perché la realtà campigiana sicuramente non pone i problemi di altre realtà, ma anche perché comunque vi è difficoltà sempre nel provare l'utilizzo del metodo mafioso fuori dalle zone di appartenenza, nel senso che dappertutto in ogni regione in cui questa tematica non si è posta è stato necessario sempre un passaggio di tempo prima che si potesse ritenere che effettivamente si potesse applicare l'articolo 416 bis a realtà locali o comunque a realtà collegate con le case di appartenenza. Volevo rimarcare due dati per quello che riguarda il 416 bis e così ritornare al discorso che ho accennato della cosiddetta borghesia mafiosa. La norma è una fattispecie speciale rispetto all'articolo 416 che, come sappiamo, cioè l'associazione di vita normale, che prevede almeno 3 persone che fanno un accordo di carattere duraturo, che abbiano un programma indeterminato di commissione di delitti e un minimo di organizzazione. Che cosa caratterizza di più dell'associazione è proprio l'utilizzo del metodo mafioso, che viene visto come uno sfruttamento della forza di intimidazione dell'associazione, che sfrutta una situazione sui termini della norma di assoggettamento e di omertà. E poi vedremo un altro aspetto sull'attività economica. Che cos'è il dato principale? Il dato principale è il rapporto col territorio, nel senso che ciò che caratterizza l'associazione mafiosa è il legame territoriale sul quale si estende questa capacità di intimidazione, la forza di intimidazione, che si manifesta normalmente con l'omertà interna, che non è sufficiente, l'assoggettamento alla gerarchia dei componenti dell'associazione, ma soprattutto l'omertà esterna, e quindi la percezione negli astanti, nelle persone, nei destinatari, nelle eventuali richieste dell'associazione, che sia rischioso opporsi perché vi possono essere ritorsioni di carattere personale o economico, e credo che non sia necessario fare ulteriori esempi. Ne cito solo uno perché mi sembra interessante e che riguardava un capoclan cutrese che era stato recluso per circa 30 anni e che, uscito dalla carcere, si è in una zona di
Reggio Emilia, si limitò a iniziare a telefonare agli imprenditori, non aveva bisogno di dire nulla, era intercettato, salutato e nel giro di pochissimo e ottenne quello che voleva, tantissimi soldi e soprattutto in alternativa, poiché vi erano suoi sodali che avevano delle imprese, subappalti per le imprese. Ma quello che è interessante è che nel nostro sistema le richieste non avrebbero avuto carattere estorsivo, ovviamente, perché non era esplicitata nessuna minaccia se non il saluto. Ma in questo caso l'associazione che questo nome rappresentava aveva una tale forza che non c'era necessità di alcun atto di sopraffazione, perché era tutto implicito. È ovvio che questo discorso si può fare laddove ci siano modelli che sono sostanzialmente legittimati dalle cosiddette case madri. Infatti abbiamo proprio delle sentenze che ad esempio riguardano locali così la pratica sempre nella Liguria del Piemonte. Allora nella Liguria in particolare si erano difesi gli imputati dicendo che è vero che si era costituito questo locale e che aveva l'approvazione della casa madre calabrese, però in realtà la situazione era ancora potenziale perché non erano ancora stati commessi una serie di reati fine e quindi si era in un'attività di acquisizione di consensi politici, di cosiddetta di usura ancora garanziale. Quello che dice la Cassazione invece è interessante perché la Cassazione proprio osserva come se si seguisse questo sistema si arriverebbe sostanzialmente ad immaginare che questa norma non sia applicabile nelle regioni che sono normalmente più frattarie all'inserimento della criminalità mafiosa e quindi se l'associazione è un'associazione che di per sé per la sua forza, in questo caso ovviamente la forza derivava dalla legittimazione della casa madre è tale da intimidire di per sé, è sufficiente perché si possa ritenere reato. Questo è un dato estremamente importante perché osserva la Cassazione, altrimenti la persona che ha subito la minaccia o è stata intimidita dovrebbe essere trattata in maniera sperequata dallo stesso soggetto che si trova sottoposto alla stessa intimidazione in Calabria e qui invece non avrebbe uguale tutela perché nel contesto territoriale non si è ancora consolidata magari una diffusa omertà o stato di assoggettamento tra i destinatari di queste attività. È ovvio che questo ragionamento, se vale per un'associazione che è in sé la forza del nome, chiaramente del capoclan e l'uso dell'appartenenza, diventa diverso in situazioni cosiddette bastarde, come sono tranquillamente legittimate, cioè quando non vi è l'approvazione della casa madre e si usa il nome in maniera impropria. È ovvio che tanto meno l'associazione è stata legittimata, tanto più avrà bisogno invece di manifestare la sua forza di intimidazione con atti sul territorio. Questo discorso diventa ancora più evidente nel caso della criminalità locale, laddove la forza di intimidazione occorre che sia costruita chiaramente con le azioni che vengono poste in essere. Facciamo degli esempi: la Valle del Brenta, anche la Valle del Brenta sostenne la difesa che non poteva essere ravvisata 416 bis, e invece, proprio sulla base di tutta l'attività svolta dalla Valle del Brenta, la Cassazione non ritenne. Facciamo un altro esempio: la Mariano, ce n'è diretta la Mafia del Brenta, la sentenza è assolutamente anecdotica. Mi soffermo poi sul discorso che ho prima accennato, e cioè la Corte di Cassazione rimarca sempre di più un dato quando analizza l'articolo 416 bis, che è quello, come dicevo prima, della borghesia mafiosa, che è interessante perché si registra lo sforzo della giurisprudenza di collocare nello schema dell'articolo 416 bis delle figure che nella storia della criminalità mafiosa non erano normalmente degli associati, cioè le figure esterne, le figure dei professionisti e le figure dei collaboratori vari. Sono le figure su cui la giurisprudenza iniziò a creare l'immagine del concorso esterno. Ed ora noi abbiamo proprio su Milano, come dicevo, questa sentenza che è estremamente importante perché dice la Cassazione che mentre sono già stati giudicati coloro che facevano parte della prima fascia, cioè coloro che facevano usura, estorsioni, incendi, abbiamo l'altra situazione che è quella dei professionisti e osserva la Cassazione si sono un nodo cruciale perché ormai l'associazione mafiosa è un'associazione che necessita di inserirsi, di avere un collegamento con la società civile e quindi questo raccordo che viene garantito dai professionisti fa sì che gli stessi debbano essere considerati come concorrenti, non concorso esterno, ma come partecipi al pari dei mafiosi, non importa se sono già stati
questi dati, ma vengono considerati anzi addirittura in alcuni casi si osserva più pericolosi di quelli che sono i solari. Credo, e l'altro dato interessante, come dicevo, è quello degli imprenditori con l'uso, cioè nel senso che purtroppo si registrano progressivamente delle situazioni in cui in realtà tra la figura della vittima e la figura di colui che comunque a un certo punto inizia a trarre vantaggi dalla presenza della criminalità e dei benefici che può portare, si crea un confine, come dicevo, estremamente sottile, e lo vedremo poi proprio in relazione ad alcune sentenze che riguardano il nostro territorio. Ora, volevo brevemente, che così ragioniamo, collegare queste considerazioni che abbiamo fatto con alcune sentenze dell'articolo 416 bis, processi che si sono svolti nella regione. Vado necessariamente indietro nel tempo perché rimarco un primo elemento, e cioè siamo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, ma il processo è quello della zona di Macerata e Ancona, e si tratta sostanzialmente di un'attività che è una contestazione di articolo 416 bis che riguarda un'associazione dedita a plurime attività illecite, tra cui in particolare il traffico di droga, l'usura, ma le estorsioni ai danni dei circoli notturni, dei night club e delle pische clandestine, circoli ricreativi nei quali erano pische clandestine. Questo è un settore e sono considerazioni che vedremo rimangono sostanzialmente identiche con il passare degli anni, nonostante gli ottimi interventi delle forze dell'ordine, ma i cambiamenti che si sono prodotti. Cosa registra questa prima fascia che va fino a circa 91 con l'omicidio? Non entrerò nei merito delle vicende che sono conosciute, ma poi mi servono solo per accendere l'omicidio del 91, che innanzitutto si crea questo rapporto con la criminalità locale, i soggetti che hanno appartenenze mafiose di tipo diverso, che sono in particolare campane in questa fase, ma che sono anche collegamenti con calabresi, e anche per quello che riguarda il settore del Fermano con la che tipo di rapporti si creano? Sono rapporti che in particolare saranno definiti da un collaboratore di giustizia, sono rapporti di reciproca utilità, nel senso che il territorio marchigiano è un territorio utile innanzitutto per commettervi alcuni illeciti, facciamo l'esempio, sono le rapine, e quindi è necessario e utile avere dei basisti che garantiscono soluzioni e indicazioni per il compimento delle rapine. Abbiamo la possibilità di assicurare la latitanza tramite l'ausilio delle persone che sono in sede, e poi ovviamente il traffico di droga, che è sempre la caratteristica, oltre al dato che chiaramente l'attività estorsiva è un'attività appetibile in cui poi progressivamente si desidera eliminare. Dall'altra parte c'è diceva sempre questo collaboratore, la definiva la taranza, cioè ci sono degli uomini che sono messi a disposizione per accrescere la forza di intimidazione del gruppo locale. Ora è interessante perché in questo caso il tribunale, la sentenza, nonostante i fatti siano nel tempo è recente, ha riconosciuto l'articolo 416 bis perché ha rilevato proprio la situazione di assoggettamento che si era creata in tutta una serie nella zona da parte di tutti i gestori, per cui osservava, bastava che le persone si avvicinassero immediatamente erano erogate le somme, scontati gli assegni. Ma quello che mi preme fa un'osservazione interessante per quello che mi richiama l'imprenditore con l'uso, e cioè il fatto che dice in alcune situazioni poi che cosa si crea? È una sorta di illecito nell'illecito, perché il gestore del locale o comunque la vittima dell'estorsione arriva ad approfittare o da chiedere comunque anche degli illeciti. Facciamo un esempio tipico: il recupero dei crediti o l'azione contro la concorrenza, per cui si crea un circolo vizioso e il ricorso a queste forme, che possono essere, come dicevo prima, il recupero dei crediti, fa sì che si avvii ulteriormente il rapporto poi di soggezione. Questo dato io l'ho sottolineato che la prima confine con l'imprenditore con l'uso, perché se voi leggete, io mi riferisco al giornale, c'è la recente di Pesaro, si era creato, e questo è un altro rischio, in un imprenditore, sempre mi baso su questo dato, il fatto che comunque potesse controllare la situazione ricorrendo alla criminalità, o comunque che gli si presentava in quel momento come colui che aveva la liquidità e che lo poteva aiutare a recuperare i crediti. Sottolineo questo aspetto perché l'attività di recupero crediti, ovviamente gestiti in maniera esclusiva, mi pare evidente con questo, dalla criminalità, è uno dei punti di maggiore rischio, non solo tra quello della liquidità che viene garantita, perché è evidente che ciò che io faccio oggi è lo strumento con cui ti blocco
sostanzialmente domani e non potrà in alcun modo più reagire, si crea questo meccanismo sostanzialmente perverso che rimane, direi, si riscontra in tutte le indagini. La situazione che si ritrova negli anni successivi è sostanzialmente identica. Allora adesso, perché vado troppo lungo, vado solo e vado anche solo un po' ancora. E che cosa si riscontra dopo il 91? Si riscontra di nuovo un dato similare, e cioè la criminalità locale continua a operare nel settore, ma abbiamo di nuovo dei collegamenti che sono con la Campania, che sono anche con la Calabria. In questo caso trattasi di un'indagine anch'essa conclusa, nella quale non fu riconosciuta l'articolo 416 bis, ma solo l'associazione. Le contestazioni sono gli stessi: estorsione, usura, che è uno dei reati a parere più diffusi, e gli incendi per la concorrenza, tutti i reati strumentali. Ma vi è un altro aspetto interessante, cioè il tentativo di inserirsi nell'attività lecita, che è quello che caratterizza l'associazione antimafiosa, cioè il fatto che la forza di intimidazione sia utilizzata per acquisire o di inserirsi nelle attività economiche. L'attività vive sostanzialmente l'impiego della società che gestiva le vendite dell'asta giudiziaria, il tentativo di creare una società che potesse a propria volta inserirsi in questo mercato. Anche in questo caso l'indagine impedì che l'attività si protraesse, ma il dato è interessante perché è un dato già di scelta di investimento. Ora, se noi poi progrediamo ancora, vediamo tranquillamente che negli anni 2000, tra l'altro di Fermano, in cui vi sono state sempre delle indagini che riproponevano queste tematiche almeno per quanto riguarda la droga, cioè i collegamenti intesi accusatori e poi non conosciuti in alcuni casi all'allargamento con la criminalità foggiana, ma mi preme rimarcare come in questo terreno vi siano di nuovo dei collegamenti per il traffico di droga, siamo negli anni 2000 con la 'Ndrangheta, e per quello che concerne gli anni successivi emergono dichiarazioni di un collaboratore che inizia a riferire su presenze collegate alla criminalità catanese. Sono presenze modeste che si inseriscono anche queste in un contesto di criminalità locale, cioè nel senso che ricorrono allo stesso tipo di reati, e quindi abbiamo in particolare il traffico degli stupefacenti e poi l'usura e poi le alleanze con la criminalità locale per le estorsioni varie. Questo dato che viene raccontato dal collaboratore, mi pare sia 2007 circa, viene poi confermato da uno degli stessi soggetti siciliani che riferirà sostanzialmente similari, cioè con un insegno affiliato il suo compito poteva essere in alcuni casi quello di referente per le rapine, e torniamo come vedete sempre alla stessa tematica, come basista, come appoggio per la latitanza. Basta dire che nel corso di questa indagine, che si colloca tra il 2009 e il 2010, la polizia arrestò un catanese che era stato condannato per omicidio dalla corte d'assise di Caltanissetta, che quindi era nella zona. Per cui che cosa, e così chiudo tutta questa parte, che cosa vediamo? Questo è, chiedo scusa, veramente discursus assolutamente approssimativo che ho fatto, che abbiamo una criminalità locale, e non mi sono soffermato più sugli anni 96 sulla strage di Santo Credo perché andiamo molto oltre, ma abbiamo una presenza di soggetti che sono comunque referenti collegati in varia misura con le mafie delle diverse tipologie, in particolare la campagna del periodo, collegamenti con collegamenti con la Puglia, collegamenti nel tempo più recente con la Sicilia, come testa di ponte, non abbiamo una situazione di insegnamento, ma per questa serie di attività che sono ovviamente di particolare, non solo pericolo perché comunque rafforzano la criminalità locale e provocano tutta una serie di concatenazione di reati, ma sono ovviamente poi la porta e lo strumento per successivi insediamenti. E questo è interessante perché anche in questo caso iniziamo con la presenza di uno che poi ha chiamato il secondo, ha chiamato il terzo, che ha riferito l'alloggio. Stiamo parlando per carità di fenomeni non di, sicuramente di gravissimi, però segnali, soprattutto perché il settore del gioco, il settore dei circoli notturni che riguarda tutta questa zona è appetibile. Ora, chiaramente questo che riguarda un aspetto della criminalità e del rapporto con le infiltrazioni si deve divulgare all'altro, del quale però finirà il relatore con una lucignata sugli appalti. Mi preme solo fare alcune brevi considerazioni, e cioè richiamare come segnale
giudizio, un decreto interdittivo messo dal prefetto di Ascoli nei confronti di una società che operava nella zona per i rapporti detenuti con un soggetto che era stato condannato per 416 bis per il collegamento e l'appartenenza a un clan siciliano, che si era spostato tra le Marche e l'Abruzzo ed aveva, stiamo parlando degli anni 90, appunto, costituito una società che serviva poi per la possibilità di accedere a appalti e subappalti. Ora questo mi sembra un dato rilevante, così come chiaramente anche questi ultimi, in particolare la vicenda di Pesaro, per quello che concerne il riciclaggio, mi sembra significativo, ma altri dati, ovviamente sicuro nei termini che ho accennato, emergono dalle indicazioni delle operazioni sospette, in particolare dalle indagini di usura, che sono indagini di usura in cui è stata contestata l'aggravante del metodo mafioso, ed abbiamo sempre in questo caso il collegamento con la campagna. Si tratta pertanto di situazioni che impongono assoluta vigilanza e proprio su questo aspetto, poi eventualmente se ci sarà necessità sul discorso del riciclaggio di alcuni esempi, tornerò dopo, mi preme solo ricordare un episodio perché credo che sia significativo. Un soggetto che poi è stato ammazzato, che comunque gestiva, non era proprio applicato, ma comunque gestiva l'interesse di un clan agranghettista nel traffico di droga con la Colombia, aveva una tale disponibilità di denaro che si presentò nell'agenzia immobiliare che cercava una villa e pagava 2 milioni di euro in contanti. In questo caso l'agenzia immobiliare è la polizia. Allora, io ho avuto situazioni anche qua in cui proposte non chiarissime di negoziazioni di assegni, di negoziazioni di operazioni un po' strane non sono state fatte, ma magari è stata consigliata una persona che forse era più disponibile a farle. Allora, quello che credo che sia fondamentale è che sono proprio questi i segnali che vanno evidenziati, perché in quel caso, devo dire con un gran giudizio, sono così sincera, l'agenzia rappresentò questo fattore di rischio. Ecco, credo pertanto, e ritorno al discorso iniziale, che la sensibilizzazione e la consapevolezza che tutta una serie di condotte apparentemente modeste di illecito, modeste nella logica ormai attuale per cui delinquere è considerato